Allora, raga, benvenuti in questo nuovo video dove vi mostrerò un modo per sistemare e far tornare nuovi dei capi che oramai sono pieni di pallini. Così, vedete? Allora, abbiamo due modi per risolvere. O ci acquistiamo questo aggeggio che serve proprio per togliere i pelucchi e guardate come funziona. Funziona a pile e in realtà è molto efficace perché facilmente si libera dai pelucchi e il capo ritorna come quando l'hai acquistato. Ecco, vedete? Ora vi faccio vedere la differenza. La differenza tra il prima e il dopo, e poi vi faccio vedere l'altro rimedio che comunque è anche molto efficace e non dovete nemmeno acquistare nulla perché è qualcosa che abbiamo in casa di solito tutti. Ok, questo è il prima e questo è il dopo. Vedete la differenza? Cioè il capo è tornato come nuovo. Vabbè, naturalmente ora lo devo fare tutto. Ecco, vedete? Vedete, ripeto, la differenza fra il prima e il dopo, grazie a questo aggeggino. Ora vediamo invece, guardate il viso come è luminoso. E ora invece vi faccio vedere un altro metodo che forse è più facile, nel senso che tutti ce l'abbiamo in casa, quindi non dobbiamo comprare il levapelucchi, ed è la lametta da barba. Quindi ora vi faccio vedere come funziona. Allora, la cosa che io nella vita avrei sempre voluto fare è fare la barba a Frozen, ad Elsa di Frozen, quindi guardate un po'. Allora, no, ok, facciamo la barba Elsa, forza, forza. Wow, brava Elsa. Ma brava Elsa, guardate. Cioè, vi rendete conto? Ecco, vedete? Ora hanno tutte e due il viso luminoso. Ora vado a finire il tutto. Naturalmente le lamette, quelle magari quelle non costose, cioè che taglino ma non taglino molto, oppure già utilizzate. Sì, oppure già utilizzate. Ok, ora vado a finire il tutto. Guardate, guardate. Che bello! Cioè, il pigiamino ora mi torna nuovo. Eh sì, stavo per acquistarne un altro, invece ho deciso di sistemare questo. Cioè, guardate, che comunque in 2 o 3 lavaggi era diventato così. No, 2 no, 3 o 4. Ok, guarda, sei più felice. Sì, anche Anna. Sembrano molto ma molto più felici col viso così luminoso. Allora, vi devo ricordare di iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, e di lasciare un bel like. In più, devo salutare un amico del nostro canale. Allora, dicevo, continuiamo a lavorare mentre vi dico che c'è un amico del nostro canale che vorrei salutare perché me l'ha chiesto e io quando do una parola è quella. Quindi saluto il nostro amico Smile Official Tube 2000 che in poco tempo
pochissimo tempo riuscito ad arrivare già oltre 100 iscritti, quindi noi gli facciamo gli auguri e lo salutiamo. Iscrivetevi anche al suo canale perché comunque è simpatico, fa dei bei video e quindi niente, OfficialTube. Smiles Official Tube 2000, quindi iscrivetevi anche al suo canale. Quindi io ora continuo a lavorare, guardate qua quanti pelucchi c'è, cioè vedete, e niente, continuiamo. Vedete che bello? Cioè, e poi anche sinceramente è una cosa che ti gratifica, ecco. Cioè, è bello, è divertente, è un tipo un giochino. Allora, il capo è tornato come nuovo, il lavoro è finito, il capo è tornato come nuovo, Justin si è svegliata e io devo andare. Quindi, mi raccomando, fate attenzione però con la lametta a non rovinare il capo. Quindi, ci vediamo alla prossima.